e guardate com'è bello cremoso, ragazzi, mamma mia, guardate qui che spettacolo, ragazzi, questo è veramente spettacolare. Questo qui sul web non lo trovate, questo qui è bello cremoso. Adesso lo zio vi fa vedere il trucchetto per avere un liquore al cioccolato al 13% di volume, bello cremoso. Ricetta semplicissima e velocissima. Qui abbiamo 500 g di zucchero semolato, lo mettiamo in questo. Qui abbiamo 170 g di cacao amaro in polvere, lo mettiamo così. Vi faccio vedere il trucchetto anche senza sfacciare il cacao. Per non ottenere grumi andiamo a miscelare lo zucchero con questo cacao con un frustino. Il frustino è molto importante. Misceliamo per bene e non ci sono più palline di cacao all'interno ed è tutto un composto omogeneo. Andiamo ad aggiungere, qua abbiamo un litro di latte, aggiungiamo il latte un pochino alla volta, così vedete? Vedete, guardate, il latte rimane in superficie, quindi noi non aggiungiamo tutto il latte, andiamo ad aggiungere pochissimo latte finché non otteniamo una cremina liscia e omogenea. Adesso vi faccio vedere il trucchetto per non ottenere grumi. Aggiungiamo questo latte poco alla volta, così. Vedete, poco latte alla volta. Vedete, aggiungere il latte a poco alla volta, perché se aggiungessimo il latte tutto assieme si fanno subito dei grumi. Invece così, facendo tipo una crema, dobbiamo ottenere una bella crema liscia e omogenea. Sono grumi, vedete? Vedete com'è bella, liscia e omogenea questa crema? Non ci sono grumi. Aggiungiamo tutto il restante del latte così all'interno. A questo punto ci spostiamo sui fornelli a fiamma bassa, fiamma medio-bassa. Andiamo a miscelare questi ingredienti. Man mano che si scioglierà questa crema sotto, assorbirà anche tutto il latte. Quindi andiamo a mescolare per bene questa cremina. Adesso vi faccio vedere, questo cioccolato si fa scuro, scuro, scuro. Adesso portiamo questo cioccolato a ebollizione. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, queste sono bollicine d'aria, non sono grumi. Guardate qui, questo cioccolato è spettacolare, vedete, non ci sono grumi. Questo è il trucchetto per averlo cremoso, poiché quando lo mettiamo in frigo, questo qui si addensa un pochino il cioccolato con questa barretta. Questo è un cubetto di cioccolato da 100 grammi, questo è gigante, pesa 100 grammi, solo questo. Mettete una barretta di cioccolato da 100 grammi di cioccolato fondente al 70% e inizia il punto di fumo che inizia a bollire. Vedete come sta iniziando a bollire? Sciogliamo il cioccolato all'interno. Andiamo a sciogliere, abbassiamo un pochino la fiamma al minimo. Andiamo a sciogliere questa barretta di cioccolato da 100 grammi. Questo è il trucchetto per averlo cremoso. Questa barretta di cioccolato che abbiamo messo all'interno si è sciolta. Guardate come è diventata bella a specchio, liscia e omogenea, senza grumi. Non vedere? Guardate qui, guardate qui, sta addensando da solo, è spettacolare. Sciolto tutto il cioccolato all'interno, vedete, esce fumo, quindi già sta sotto il punto di ebollizione, quindi spegniamo il fuoco per far sì che non si attacchi sotto sul fondo, perché se lo lasciamo sul fuoco il cioccolato può anche attaccarsi sul fondo e fare dei grumi. Quindi noi in questo caso abbiamo spento il fuoco, continuiamo a girare per farlo raffreddare. Questo è il cioccolato più buono che c'è, si è raffreddato completamente, vedete, abbiamo messo una bulla di vetro per raffreddarlo ulteriormente, vedete, non ci sono grumi, bello, liscio, a specchio, guardate, non ci sono grumi, non ci devono essere grumi. Prendiamo 200 ml di alcol puro al 96%, con queste dosi abbiamo un 13-14% di volume. Quindi non vi sto qui a spiegare la chimica, per avere il 14% di volume bisogna fare un calcolo esagerato, che non vi sto qui a spiegare perché non lo so fare neanche io. Basta andare su internet, percentuale volume alcolico, inserite le dosi, acqua, latte o liquidi e secchi, e vi dà la percentuale giusta per avere un volume di 13-14%. Andiamo ad aggiungere 200 ml di alcol puro al 96% in questo cioccolato, vedete, così andiamo a miscelare il tutto, giriamo per bene, con l'alcol adesso è diventato un pochino più chiaro il cioccolato,
però non vi preoccupate perché poi si scurisce di nuovo. Giriamo energicamente, vedete, si sta iniziando a scurire di nuovo. Adesso ci imbottigliamo, prendiamo un mestolino piccolino, cioè il mestolino piccolino, e ve lo dovete comprare. Prendiamo un mestolino piccolino così, stando attenti a non sporcare nulla, mettiamo nella bottiglia di vetro. Una bottiglia di vetro bella, sterilizzata, pulita e asciutta all'interno, quindi vi raccomando, vedete questo cioccolato, quando poi si raffredderà in frigo, diventa bello cremoso. Bene, abbiamo fatto uscire due bottiglie da 700-750 ml cada uno. Adesso andiamo a tappare, mettiamo le tappe, ragazzi, queste erano delle bottiglie di vino che io avevo già avute. Adesso andiamo ad agitare un pochino, vedete così. Adesso le mettiamo in frigo almeno 3-4 ore prima di consumarlo, oppure fino a domani. E facciamo la prova dell'assaggio. Vedete, ragazzi, abbiamo tenuto tutta la notte in frigo. Ovviamente quando lo togliete dal frigo fatelo stare un pochino fuori dal frigo, altrimenti è troppo denso e non scende neanche dalla bottiglia. Questo qui è veramente spettacolare, cremoso. Vedete com'è bello cremoso, ragazzi, mamma mia. Cosa bella di questo liquore a cioccolato è che potete anche mettere la panna montata a spray sopra con delle granelle di pistacchio e mangiare tutto assieme come se fosse la Coppa Malù. Questo è veramente spettacolare. Se non mi seguite, seguitemi, perché lo zio vi svela un sacco di trucchetti. Condividete questo video che mi aiutate a crescere e lo zio vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!